Seconda parte. Non avrei voluto mentire ad Hudson, ma dovevo sapere cosa stava accadendo, cosa stavano facendo i grandi lupi e cosa tutto ciò che aveva a che fare con la scomparsa di Borla e col morrone nel branco. C'erano di mezzo gli umani. E poi volevo rivedere bambina. Il nome che la sua gente le aveva dato era Talì, ma io continuavo a pensare a lei come bambina. Durante il tempo che passai a osservare l'insediamento sentii una femmina umana chiamarla più volte. Scoprì che le femmine adulte si chiamavano donne e i maschi uomini. Le estremità delle zampe anteriori erano le mani, quelle posteriori i piedi, e il mantello veniva chiamato capelli. Il loro branco si chiamava tribù. Erano più attivi, il giorno che di notte, e se rinfrescavano indossavano le pellicce di predatori e di prede. Non li avevo mai visti indossare una pelle di lupo, e mi chiesi se lo facessero. Quel pensiero mi fece rabbrividire. Una brezza mi soffiò tra le orecchie, nella lanugine che si andava infoltendo. Le giornate estive non erano più così calde, e le mie lunghe veglie presso l'insediamento degli umani erano diventate più piacevoli. Mi acquattai sulla morbida terra della collina, che avevo letto a punto di osservazione. Vicino a me, Tito sbatté le ali al paziente. «Per quanto tempo ti accontenterai di guardare, lupa?» domandò. «Vieni qui da una luna e non ne fai altro che guardare, lupa codarda!» Lo ignorai e tesi naso e orecchie per trovare bambina. Mi ci voleva sempre un po' per distinguere il suo odore dagli altri. Era giorno e l'insediamento pareva di attività. Molti umani, maschi e femmine, scorticavano pelli di prede con rocce affilate, altri legavano quelle che sembravano ossa alle estremità di corti e spessi bastoni di legno. Molti umani, di ogni età, si raggruppavano intorno ai fuochi. All'inizio non capivo perché li tenessero accesi anche a mezzogiorno, quando c'era una luce faceva caldo, ma quando fiutai il caratteristico odore di carne di fuoco compresi, cucinavano le loro crede. Le maschere all'estremità di lunghi bastoni sorreggevano un pezzo di carne di cervo. Avevo l'acquolina in bocca. Poi un forte rumore mi fece sbalzare a quattro piccoli maschi corsero nell'insediamento, prendendo bastoni appuntiti e agitandoli contro una penna invisibile. Avrei voluto correre agli unirmi a loro in quel gioco. Trito affondò il becco in un mucchio di foglie, rametti e sterco di volpe, fingendo di cercare dei coleotteri, e poi mi buttò via tutta quella roba sul muso. «Hai imparato tutto quello che potevi restare a guardare, lupa pelandrona?» mi disse. «Adesso allora che tu faccia qualcosa di più, presto arriveremo al tempo dei viaggi invernali e non potrai più filartela così facilmente». Con uno starnuto mi liberai il naso dal terriccio e mi scrollai di osso una foglia e un grumo di sterco di volpe. Lito era l'unico a sapere che stavo tenendo gli occhi gli umani, ma soltanto perché non potevo sfuggirgli. Riuscivo a malapena a scrucciare via Dazion e Damarra, che mi seguivano ovunque, ma liberarsi di un corvo era come cercare di liberare la pelliccia dalla puzza di moffetta. Non si levava nemmeno la pena provarci. «Non sei tu che i grandi lupi verranno a cercare», ribattei. «Non sei tu quello che sarà mandato in esilio». Nella luna trascorsa da quando avevo salvato bambino dal fiume e dalla scomparsa di Borla, ero stata tentata diverse volte di avventurarmi nell'insediamento. Tuttavia, sebbene fosse impossibile per me restare lontana dagli umani, non ero diventata completamente matta. Non intendevo certo mettermi a gironzolare in mezzo a loro in pieno giorno. Non avevo la minima intenzione di farmi esiliare, almeno non prima di essere un lupo adulta. «C'è qualcosa che i grandi lupi non ci dicono, lupetta», si dette zitto. La sua voce si fece insolitamente seria. Lo guardai e lessi nei suoi occhi una forte apprensione. «Hanno dei segreti, e quei segreti hanno a che fare con gli umani. Penserò ad avvicinarmi agli umani dopo che sarò andata a caccia e sarò stata accettata come lupa». Trito lanciò un gorgoglio scettico. Era evidentemente convinto che Rucco non mi avrebbe voluto nel suo branco, neanche dopo essere andata a caccia e aver partecipato ai viaggi invernali. Ma io non volevo pensarci. Se avessi superato quelle due prove, Rucco avrebbe dovuto concedermi il rom. Finalmente riuscii a distinguere l'odore di bambina. Era seduta con diverse femmine all'ombra di un piccolo rifugio. Davanti a sé aveva una pietra cava a forma di zucca e in mano teneva un'altra pietra, più piccola, che usava per schiacciare qualcosa dentro la prima. L'odore di millefoglio e di una pianta che non riconobbi aleggiava nell'aria ogni volta che picchiava la pietra contro l'una contro l'altra. Il suo volto era sereno e concentrato e lei emetteva una specie di brusio sommesso. Volevo andare da lei più di ogni altra cosa, ma non potevo infrangere le leggi della grande vallata. La terra sotto il mio ventre mi si fece gradevolmente calda e la pelle iniziò a prudermi. Sentii accanto a me un tepore familiare. Mi voltai aspettandomi di vedere la giovane lupa, ma non c'era nessuno. «Ah, adesso sto davvero diventando pazza», pensai. Tuttavia, nell'aria sembrava leggere un intenso e pungente odore di ginepro e un forte brezza la spingeva nell'insediamento. Bambina al solo sguardo, sapevo che non poteva vedermi, tuttavia mi parve che mi fissasse, proprio come fa una preda quando sa che le vicino è acquattato un predatore. Non riuscì a scorgere l'espressione del suo volto, però il suo corpo si tese verso di me. Poi bambina sulla testa,
come per usare l'aria, e iniziò ad alzarsi. Mi alzai anch'io. Il segno sul mio petto tirava, e per quanto ci provassi, non riuscii a trattenermi dallo strisciare verso bambina. Smisi di annusare le piante intorno a me e di ascoltare il fusio impaziente di Clito. Persino gli umani sembravano fondersi in un unico odore e le loro voci si sciolsero in una confusione di suoni. Solo bambina rimase separata da tutto il resto. Udii un urlato lontano, la voce di Luco che richiamava il branco, e schiacciai quel rumore delle orecchie. Tesi le zampe e mi preparai a correre lungo la collina. Tito mi beccò con forza al sedere, soffocando un gugiolio alle cristalli seccata. Svegliati, Lopetta! Non è questo il momento di andare. I Calvianco ti stanno chiamando per la caccia. Udì la voce di Rucco unirsi a quella di Rucco. Delizia di Rucco. Non potevo ignorare il loro appello. Ritrovando il fiato, mi scossi e mi allontanai del suo silenziamento. Lupa scioccherella, mi disse dolcemente Trito. Volevo mordergli le piume della coda, ma sapevo che sarebbe stato semplicemente inutile. Sarebbe volato via. Liberato dal potere che i mani esercitavano su di me, corsi fino al fiume. Mi tuffai e lo attraversai. Mi rotolai nel fango sulla riva per coprire l'odore, ripercorsi il fiume a guado e rimessi e mi scrollai, ma prima che potessi inciaminare il mio raduno, sentii un fruscio di foglie e avvertì l'odore familiare di alghe. E infatti la sua testa spuntò nei cespugli di sbacchi amare che corteggiavano la rima. E poi dicono che i lupi hanno orecchie buone, ridacchiò Clito sopra di me. Era volato sul ramo di salice per evitare di bagnarsi mentre mi scrollavo l'acqua dalla pelliccia. Sta calando la notte, annunciò poi, e se ne uscì dalla sua roca, risata da corvo. Oh, la lupa si è fatta beccare, poi corvo aiuta la lupa, sciocchina, no, è tempo di farla, nanna. Stacco un istante e poi riaprì il becco. Ora lupa è troppo tardi, per scoprire di più, ora lupa lo sa, il corvo deve dar retta. Poi volò via e mi lasciò affrontare Algen. Pensavo di averlo convinto a non seguirmi, invece mi ero sbagliata. Sei stata a vedere gli umani? Mi apostrofò lui in tono d'accusa, senza nemmeno salutarmi. Vai sempre a vederli, da un'ora intera. Dall'odore compresi di anche Mara là vicino, da qualche parte. Cercai di capire esattamente dove. E nei cespugli della mia destra, pensai. Perché non ti impicci dei fatti tuoi? Chiese Dazen. Perché avevi promesso di non farlo, e perché avessi potuto dirmelo. Avessi dovuto dirmelo. Pensavo che fossimo amici. Mi sentii un po' in colpa, ed ero anche sorpresa. Algio non aveva mai discusso con me prima, di solito si limitava ad obbedirmi. Non volevo metterti nei guai, replicai in tono fiacco. Mi voltai verso destra e parlai ai cespugli dove immaginavo ti stesse nascondendo Marra. Puoi uscire, dai. Sentii un rumore di passi felpati da mia sinistra e Marra trotterò fuori. Mi leccò il muso in segno di saluto e si spose per leppare l'acqua del fiume. Algio imbuffò. Io so badare a me stesso, e se intendi andare agli umani dovresti portare qualcuno con te. Vuole tenerli tutti per sé, commentò Marra quando ebbe finito di bere. Dovresti lasciarci venire, perché possiamo impedirti di fare qualche sciocchezza. Come sapevate quello che stavo facendo? Abbiamo seguito te il corvo. Fa un gran baccano, quello, spiegò Asion. Marra si sedette e mi guardò. Volevamo sapere dove vi sparivi sempre. Insomma, volete lasciarmi in pace? Ero scontrosa di cattivo umore perché avevo dovuto lasciare gli umani. Non potete trovare qualcosa da fare per conto vostro? Asion e Mara abbassarono un poco la coda e le orecchie, facendomi sentire ancora più in colpa. Dopo la carica dei cavalli avevamo preso entrambe le mie parti, e se non fosse stato per loro, probabilmente Borle Unan mi avrebbero ucciso quando era ancora un cucciolo in difesa. Era un debito con quei due, sospirai. Se andrò di nuovo, ve lo dirò, dissi con malgarbo. Subito rissano la coda e le orecchie. Adesso faremo meglio a raggiungere gli adulti e a guardarli cacciare, ripresi sentendo un nuovo ululato di Rucco. Forse stavolta ci lasceranno partecipare, commentò speranzoso Sagen. Forse i corvi metteranno su una pelliccia e uccideranno Yuri, sbuffò Marra. Non potevo fare a meno di ridere. Strofinai il naso contro la guancia di Marra e poi contro quella di Sagen. Anche l'ultima punta di frustrazione nei loro confronti svanì. Allora lanciai un ululato in risposta a quello di Rucco. Asuen e Mara si unirono a me e io guidai i miei compagni verso casa. Commenti. No, Cala è stupida. Fine dei commenti.